Il cliente che entra in un centro commerciale o in un negozio deve stare attento a quelle che sono le strategie di, così vengono chiamate, cross-selling oppure di upselling. E queste strategie portano come risultato, come obiettivo finale, il fatto che il consumatore faccia una spesa in più rispetto a quella che aveva preventivato. Il bravo venditore sa mettere in atto queste strategie e sa coinvolgere l'acquirente. Generalmente gli fa vedere come il prodotto o il servizio che il cliente vorrebbe acquistare possa dare molto di più, possa rendere molto di più se viene accompagnato da un altro prodotto oppure da un servizio. Per esempio, un elettrodomestico può avere in aggiunta una particolare estensione della garanzia, una macchina fotografica può avere in aggiunta una bella custodia in pelle per i propri viaggi, oppure anche facendo rinunciare al modello base per far sì che il cliente acquisti delle versioni più elevate, in quanto queste ultime sono magari dotate di maggiori accessori o funzionalità. Alcuni esempi: volevi comprare solo un telefonino per chiamare, un cellulare per chiamare, e ti sei portato a casa uno smartphone, volevi solo un'automobile così, modello base, senza particolari accessori, e ti sei ritrovato quasi senza saperlo una pienezza di optional non preventivati. Magari volevi comprare solo una giacca e sei tornato con un vestito. Quindi la salvezza per il cliente è quella di rimanere, di restare nella convinzione della propria scelta, evitando di fare aggiunte suppletive sui prodotti che si desiderano acquistare. E da non perdere assolutamente mai di vista il proprio budget di spesa, nel senso che sei uscito pensando devo spendere 100 euro e magari torni che ne hai spesi 200. No, quella cifra hai stabilito e quella cifra deve essere, a meno che proprio non convenga spendere di più.